No. Quei giorni in cui anche sui capelli puliti li raccolgo perché non so, ultimamente li sto detestando. Vorrei prendere un paio di forbici e tagliarli di così, cioè proprio tac, perché non lo so, mi vedo brutta ultimamente, non mi piaccio, non ho nulla che c'è di particolare che non vada, è l'insieme di cose di tutti i giorni. Per fortuna c'è Taki con me e lo coccolo, è il mio antistress, perché veramente oggi è una giornata, e non è nemmeno mercoledì, di solito ho mercoledetti vibes in picchetti, e mercoledì è il giorno più brutto della settimana, succede sempre il finimondo, oggi è solo martedì e va così, quindi figuriamoci come andrà il resto della settimana. Scherzi a parte, ci sono tante cose che non funzionano, che non vanno, e quindi penso sia semplicemente un accumulo di tante piccole cose. Ogni tanto si è pieni così. E anche se non c'è nulla che fa proprio scattare quel senso di malumore, malessere e voglia di ricominciare da capo o di sparire, perché in questo momento anche mi piacerebbe veramente sparire dalla faccia della terra, però dettagli. Sì, comunque dicevo che è un insieme di cose, e mi accorgo di non stare bene quando appunto ho i capelli puliti ma li raccolgo e mi imbruttisco. Oggi non mi sono nemmeno truccata, tanto poi la mascherina copre tutto, chi se ne frega. Sono pure vestita male, cioè ho proprio il peggio del peggio del peggio addosso, ma cioè proprio non mi interessa. È frustrante perché a volte faccio fatica a reagire. Però vabbè, suppongo che domani è un altro giorno, adesso faccio merenda e ciccio. Come risollevare la giornata, mi è arrivato un pacco dei miei con un po' di cosine buone da mangiare. Vabbè, ci sono anche i fazzoletti perché sono serviti per attutire, per riempire il pacco. C'è del tonno, c'è del mais, c'è un quart cake. Io qua non sono ancora riuscita a trovarli, ci sono un po' di barrette Kinder, questi per Pasqua, che carini, adoro. Poi mia mamma ha fatto i bastoncini al formaggio e anche i focaccia. Adoro, ci sono un po' di chipster, c'è del mais, questo qua lo prendiamo sempre in Ungheria, li adoro, sono dei mais, è tipo mais tostato, salato, e questo è il gusto barbecue. C'è della Nutella super imballata, questi biscottini wafer che con il tè sono divini, poi ci sono vabbè un po' di magliette, altre patatine, insomma sono già subito molto molto più felice. Allego prova visiva che sono molto molto felice! Purtroppo non sono riuscita a trovare una posizione comoda dove mettere la fotocamera e inquadrarmi mentre preparo i broccoli per questa sera, quindi
Niente, per questi pochi secondi sarò un pochettino gobba, perdonatemi. Intanto, prova visiva che sto tagliando i broccoli. Li farò al forno, come mi avete visto fare in realtà abbastanza spesso, ovvero sale, olio e paprika piccante. A me piace particolarmente la paprika piccante. E nulla, ho fatto anche la ricetta, cioè ho postato la ricetta su Instagram. So che i broccoli non hanno molto successo perché non piacciono particolarmente. Io stessa non li mangiavo fino a poco tempo fa, poi ho scoperto che facendoli così al forno mi piacciono molto. E anzi, a volte ci aggiungo anche del formaggio grattugiato in cima che leggermente poi si squaglia. Secondo me ci sta davvero bene, però poi abbinato alle giuste spezie, secondo me è tutt'altra storia. L'odore ancora mi dà un po' fastidio, devo essere sincera, però è un limite, è un ostacolo che riesco abbastanza a superare adesso. E ne sono contenta perché comunque fanno bene i broccoli. Devo però ammettere che a parte di questi broccoli sicuramente li mangeremo domani perché stasera si mangia McDonald's. Non giudicatemi, ma la realtà dei fatti è che può capitare delle sere che non sia io a cucinare. Non capita spesso in realtà, e anche purtroppo, oserei dire, e a volte cedo e dico, ok, va bene, se mi viene proposto di mangiare da asporto, va bene, non faccio troppo la schizzinosa. Anche perché in questi ultimi giorni, vabbè, sono un po' uno schifo. Non giudicatemi parte 2, sto recuperando il daytime di amici e intanto Taki sta cercando di elemosinare qualcosa da mangiare. Dai che fra pochino si cena. No. Buongiorno, oggi voglio andare a provare con voi per la prima volta il nuovo fondotinta di Sephora, il Best Skin Ever e il suo correttore. Mi sono stati inviati da Sephora tramite Octoly e sono veramente molto molto curiosa perché il fondotinta dovrebbe avere una copertura media però stratificabile, effetto seconda pelle, molto curiosa, quindi dicono che perfezione, sembra proprio la propria pelle però più bella, e anche il correttore è stratificabile. Io del fondotinta ho scelto il 10N, il correttore era già in combo, quindi non è che lo abbia scelto io, ed è il numero 13. E insieme, Taki, cosa fai? E insieme c'erano anche i pennelli, quello per il fondotinta che è il 06 e quello per il correttore che è lo 02. Tra l'altro sono super morbidi. Andrò a mettere semplicemente il correttore e il fondotinta per vederli un po' e poi giusto il mascara di Espresso, mi veniva da dire Nespresso, il blush, un velo di blush per dare un pochettino di colore sulle labbra. Invece è tipo un matitone molto idratante della collezione su Animal Crossing di Colourpop. Tra l'altro, quando ve li ho fatti vedere su Instagram, credo. Stavo dicendo prima che Taki cadesse dal tavolo portandosi dietro con sé il mondo che ho fatto un reel su Instagram in cui provo le cose che ho preso da Colourpop per Animal Crossing, magari ve lo lascio qua sotto in descrizione. Andiamo a provare il fondotinta. Intanto volevo parlarvi un po' di una super news che mi ha un po' sconvolta però in positivo, ovvero che Zoella è incinta, aspetta un bambino, una bambina, sono troppo felice per lei. Se mi seguite da un po' sapete che è un rapporto un po', diciamo, conflittuale con Zoella, nel senso che per un periodo avevo smesso di seguirla, ma in realtà era una delle mie YouTuber preferite di sempre. Io infatti diversi anni fa sono stata anche a una convention che hanno fatto qua in Italia per incontrarla, l'ho incontrata assieme ad altre YouTubers inglesi. Abbiamo fatto anche una foto insieme, è stato un momento per me super, perché appunto era una delle mie YouTuber preferite. Intanto penso di aver azzeccato il colore, sembra quello giusto, poi vabbè, oggi ho la pelle più brutta che potessi mai avere. E non solo, ho anche scoperto che ho un bruttissimo sfogo qua sul braccio di dermatite. Non solo ce l'ho su questa mano che è tremenda, adesso mi è passata anche a questa mano e adesso pure qua. Favoloso. Comunque, torniamo alle cose belle. Zoella che è stata una bambina, sono veramente troppo troppo contenta per lei.
Inizialmente ho avuto appunto questo momento di grande amore verso di lei, mi piacevano tantissimo i suoi video, poi sono successe un paio di cose che mi hanno fatto un po' storcere il naso, sarà che comunque io sono cresciuta e i suoi contenuti non mi sembravano essere cresciuti assieme a lei, che comunque ha un anno in più di me, quindi siamo praticamente coetanee, quindi ho smesso di seguirla e da un anno a questa parte credo ho ricominciato a seguirla perché i suoi contenuti li ho trovati tra virgolette più adulti e alcuni non è che la seguo così assiduamente, comunque mi piacevano. E quindi nulla, sono molto contenta per lei. Ho fatto una prima passata di fondotinta e me lo aspettavo forse più coprente. Sarà che comunque, come vi dicevo, ho una pelle particolarmente brutta in questi giorni. Tacchi, basta! Mi sta facendo impazzire il gatto. Però mi piace il fatto che non vada a segnare. In queste zone sono piuttosto secca e a volte i fondotinta che sto utilizzando, insomma, vanno a segnare, si vedono un po' le pellicine. E invece con questo non sta succedendo, anche se non ha coperto moltissimo. Magari provo a passarci dopo con il correttore, così provo anche quello. Mi piace molto il pack così minimale. Devo rinunciare al fatto di avere una giornata tranquilla. Il gatto sta impazzendo. Questa è la prima volta che vedo anche il colore perché il fondotinta lo avevo swatchato. Temevo fosse troppo chiaro questo correttore, almeno a vederlo dalla boccetta sembrava molto più chiaro. E invece non sembra male. Vediamo un po'. Tacchi, basta! Che disagio, basta! Comunque questa potrebbe essere la prima volta che azzecco il colore del fondotinta. Adesso c'è particolarmente luce, forse sembro chiara, però ce l'hai fatta, a portarmi via il gel per le sopracciglia? Ce l'hai fatta? Ho messo proprio un velo di mascara e adesso vado un po' a dar vita al viso. Mi sono dimenticata di prendere la terra, vabbè, metto soltanto un po' di blush. Tornando a Zoella, mi sono messa a piangere quando ho visto il suo reel. Ero veramente super contenta ed emozionata per lei, poi essendo appunto una persona che bene o male negli anni ho seguito più o meno con costanza, non so, è una cosa bella secondo me vedere gli altri felici. Sta giungendo poi al termine 90 giorni, non so se poi dopo questa stagione ci sarà subito quella nuova, non ne ho idea, però sono un po' triste l'idea che finisca 90 giorni. Ed è iniziato poi invece matrimonio a prima vista. Dovete sapere che è un po' il pallino per questi programmi, un po' di intrattenimento, un po' trash con cui tenermi un po' di compagnia, insomma, la sera e in realtà è una grande fonte in questo senso. Non c'è per ora nessuna coppia che mi entusiasma, però chiaramente io faccio sempre il tifo e mi stavo chiedendo, ma dall'inizio di Matrimonio a Prima Vista, l'edizione almeno italiana, perché le altre edizioni non le ho mai seguite con costanza, ho sempre solo visto uno o due episodi qua e là. Ha mai funzionato? Perché a me risulta che non abbia mai funzionato, nel senso che le coppie non siano poi mai rimaste assieme. E quindi mi chiedo, ma cioè, hanno continuato comunque a fare questo programma? Ma in, boh, 5-6 edizioni nessuna coppia è mai veramente rimasta assieme, non ha mai, tra virgolette, funzionato. Non so come. Cioè, io non so se mi fiderei ancora di questo metodo. Non so, mi rendo conto che è un esperimento sociale, però col fatto che non c'è stato nessun esempio positivo, o almeno potrei anche sbagliarmi perché le primissime edizioni penso di non averle seguite molto, però ecco, nel caso fosse così, come fai ad avere fiducia, e a crederci? Cioè, è una cosa bellissima che io stimo tanto, mi piacerebbe credere così, così tanto in qualche cosa, però non so, un po' il dubbio potrebbe venire, no? Non so. Io spero comunque che la ruota un po' giri, perché ieri quando sono andata a fare la spesa, ho pagato con la carta, il cassiere si vede che era distratto o non so cosa e mi stava dando l'importo che io ho pagato con la carta indietro in contanti e io gli ho detto no, guardi, non mi deve dare il resto pagato con la carta. E so che può sembrare una cosa normale, cioè voglio dire,
Non mi spettavano quei soldi, quindi non è che ho fatto una buona azione io a dirgli che no, guarda, non me lo dovevi dare. Però posso assicurarvi che io negli anni ho lavorato alla cassa, al bar, al ristorante, in negozio e gente onesta, trasparente, ce n'è veramente pochissima. Soprattutto secondo me in questo periodo in cui bene o male, io lo capisco, ci possono essere diverse difficoltà economiche. La gente cerca di non fregarti, però di approfittarsi di queste situazioni. Poi magari ci sta anche che uno è sovrappensiero e non ci pensano a guardare se il resto è giusto o meno, quindi magari non ci fa nemmeno caso. Però qui sono convinta che l'onestà ripaga sempre, quindi attendo che queste energie positive arrivino anche da me. Da questa parte del viso comunque mi piace un sacco il fondotinta e il correttore. Qua ho la pelle un po' più problematica, quindi si nota di più che non ha coperto abbastanza, però questo lato, non so, cool. Io comunque, Taki, ti voglio bene, ma non ne posso più di pulire ogni santo giorno per terra, la polvere che tiri fuori, la terra, cioè, che casino hai fatto qua?